C'è una cosiddetta bomba ecologica già scoppiata con gravi danni giorno dopo giorno a causa di 52.000 tonnellate di rifiuti tossici che adesso sono ammassati all'interno di questa fabbrica in disuso. L'inquinamento delle falde acquifere è solo una delle conseguenze, quella più prevedibile. Si tratta della fabbrica CNC che ha iniziato ad operare nel 2002 e avrebbe dovuto produrre conglomerati cementizi utilizzando rifiuti speciali non pericolosi. Qual è la situazione adesso nel comune di Pernumia, in provincia di Padova? Il nostro inviato, Nico Schiodetto, è andato proprio lì a fare un sopralluogo. Guardiamo. Quest'oggi ci troviamo nel comune di Pernumia, in provincia di Padova, a pochi passi dal parco regionale dei Colliugani, per parlare di un grave situazione ambientale per questa zona. All'interno infatti dei capannoni alle mie spalle sono contenuti ormai da molti anni oltre 52.000 tonnellate di rifiuti tossici. Siamo qui per parlarne con i rappresentanti del comitato SSCNC, a cui rivolgo subito la prima domanda: che tipo di rifiuti tossici sono presenti qui all'interno dei capannoni ormai in totale stato di degrado? Sì, all'interno ci sono cumuli di rifiuti pericolosi che contengono idrocarburi, contengono metalli pesanti, contengono ad esempio rame, cobalto, mercurio, arsenico, nickel, piombo, quindi sostanze altamente tossiche per l'organismo e per l'ambiente. La fabbrica dal 2002 al 2005 trattava rifiuti industriali e li trasformava in conglomerato cementizio, però non si limitava a questi, ma ha iniziato a fare un traffico di rifiuti tossici e questi rifiuti sono stati poi trovati nei fondi stradali in cavalcavia Camerini a Padova, nel tratto ferroviario da Padova a Mestre, e da lì è partita l'inchiesta che ha portato al sequestro e quindi al processo della ditta. Fondamentalmente i rischi ambientali per questa zona sono rappresentati dal rischio della dispersione di materiali tossici su un ampio territorio. Questa dispersione può avvenire per mezzo dell'acqua, dato che questo sito è molto vicino al canale Vigenzone. Quindi i materiali verrebbero dispersi nelle falde acquifere del territorio e contaminando tutte le zone agricole qui attorno, e si disperderebbero fino al mare Adriatico. Un altro rischio è dato dall'enorme presenza di idrocarburi pesanti nel materiale tossico, che hanno un'elevata capacità di incendiabilità. Voi con l'europarlamentare Zanoni avete presentato a Bruxelles una petizione con oltre 2.000 firme. Cosa domandate alle istituzioni affinché venga messa in sicurezza tutta quest'area? Sì, alle istituzioni locali chiediamo un percorso articolato in tre fasi. Innanzitutto la messa in sicurezza per evitare che i materiali possano disperdersi nell'ambiente. Poi la rimozione del materiale che venga portato via sostanzialmente e poi da ultimo chiediamo la bonifica dell'area per ridare valore ambientale al nostro territorio. Noi siamo pronti a ritornare a Bruxelles per portare davanti alla Commissione le nostre preoccupazioni. E dato che molte sono le preoccupazioni, noi ci siamo collegati telefonicamente con l'europarlamentare Andrea Zanoni, che è membro della commissione ENVI, Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, abbiamo cercato un suo intervento per cercare di capire in questo momento qual è la situazione, se si è mosso qualcosa anche in vista del fatto che avete portato questa richiesta fino alla Commissione Europea, fino a Bruxelles. Ecco, oltre all'esposto che è stato fatto alla petizione che è stata presentata presso la competente commissione petizioni del Parlamento europeo, io ho provveduto a depositare il 5 marzo una interrogazione scritta alla Commissione europea proprio per sottoporre questo, direi, ennesimo caso di deposito incontrollato di rifiuti che accade frequentemente nel nostro territorio, nel nord come nel resto d'Italia. E proprio pochi giorni fa la Commissione europea mi ha risposto tramite il commissario all'ambiente, lo sloveno Janez Potocnik, facendo presente che non era al corrente di questa situazione, ma che
chiederà e quindi scriverà alle autorità italiane, e quindi entreranno in gioco naturalmente il Ministero dell'Ambiente, il Ministero e poi l'assessore all'ambiente della Regione Veneto e tutti gli enti amministrativi locali, per chiedere informazioni, in particolar modo sulle misure che appunto le autorità interne dello Stato membro, in questo caso appunto l'Italia, intendono adottare per risolvere il problema relativo alla contaminazione dell'aria e del suolo e delle falde dovuto a questo enorme stoccaggio illegale, diciamo, di rifiuti che sono anche rifiuti pericolosi e che quindi possono creare grossi problemi alla matrice acqua, suolo, aria e quindi creare anche dei danni alla salute dei cittadini. Ecco, io mi chiedo come mai occorre scomodare, se si può dire così, la Commissione europea e non sono direttamente le amministrazioni locali, la Regione Veneto, a far sì che i cittadini siano al sicuro da questi 52.000 tonnellate di rifiuti tossici che sono davvero pericolosi e tra l'altro sono in quel sito ormai da anni senza che niente sia stato fatto. La storia della CEC di Pernumia è una storia che è uguale a molte altre storie di altri centri. Cito ad esempio l'ex centro della Marcona, dove un'altra azienda è fallita e ha lasciato un carico di decine e decine di tonnellate di rifiuti tossici. C'è un caso recentissimo della ditta Mestrinaro, questa invece è ancora in attività, dove appunto una trentina di carabinieri tre settimane fa hanno sequestrato due capannoni, anche in questo caso dove si trattavano questi rifiuti. Sono storie comunissime che si ripetono. Io credo che avremo bisogno in Italia di normative più severe. Ci sono delle direttive sui rifiuti, direttive sulle discariche, e poi queste però devono essere recepite con delle norme degli Stati membri, e queste norme spesso qui in Italia hanno dei grossi buchi. Capita spesso che queste aziende lucrano con dei sotterfugi. Questi, ad esempio, cosa succede? Dovrebbero smaltire i rifiuti pericolosi. Invece di smaltire e trattare questi rifiuti pericolosi, li rimettono sul mercato, ma addirittura riuscendo a venderli come materiale inerte che poi viene utilizzato, come ricordava l'intervistato del comitato prima, come sottofondi stradali. Quindi c'è un doppio guadagno. Lucrano sul fatto dei soldi che prendono per trattare questi rifiuti che non trattano, e poi lucrano una seconda volta facendosi pagare un materiale che inerte non è, ma è un rifiuto pericoloso. Quindi io credo ci vorrebbero delle norme più severe in termini sicuramente di sanzioni, ma anche in termini di risarcimento danni. Accade spesso che questi dichiarino fallimento una volta che hanno incassato i denari e lasciano alle autorità locale, quindi ai cittadini, il compito di smaltire questi rifiuti, il compito di bonificare queste aree. E questo è proprio quello che è successo tra l'altro alla CNC, esatto. Perché adesso è fallita e quindi si ritrovano questi rifiuti. Quindi io credo dovremmo trovare un sistema di adottare delle norme che consentano di bussare alla porta di questi signori per dei risarcimenti anche in sede civile, ancorché abbiano dichiarato fallimento. Non è giusto che col fatto che questi dichiarino fallimento se ne possano lavare mani, certo, e piedi, è questione di responsabilità, la collettività i danni che queste attività illecite causano. Ecco, io volevo lanciare anche un messaggio positivo guardando nel futuro, perché so che lei si sta interessando anche a una strategia, obiettivi rifiuti zero. Ci vuole parlare brevemente di questo modo di gestione dei rifiuti che potrebbe sicuramente migliorare? Me ne sto occupando io, ma se ne sta occupando anche il Parlamento e tutta l'Unione Europea. Lo scorso anno abbiamo approvato una importante risoluzione in Parlamento che dà delle direttive, pone una roadmap per un'Europa dall'uso efficiente delle risorse. Tra queste disposizioni c'è anche l'arrivare all'eliminazione totale delle discariche e chiudere tutti gli inceneritori entro il 2020 e utilizzare i rifiuti come materia prima, ovvero portando la
la raccolta differenziata e riciclando tutti i rifiuti. Il rifiuto è una materia preziosa, quindi non dobbiamo con questi rifiuti inquinare l'ambiente, ma dobbiamo trattarli e da questi recuperare materie prime, perché purtroppo nella stessa relazione si dice che con questo trend demografico, con questa richiesta di beni, se continuiamo così entro il 2050 avremo bisogno di 2 pianeti e mezzo. Questo lo dice la Commissione Europea, lo dice il Parlamento Europeo, è una cosa che io sentivo dire da piccolo e leggevo nel Panda del WWF. Adesso sono le istituzioni che se ne sono rese conto e quindi dobbiamo creare e convertire discariche e inceneritori in centri di riciclo rifiuti. Ce ne sono già, abbiamo degli esempi veramente eccellenti, ad esempio nella mia provincia di Treviso, dove si riesce a riciclare anche quello che era considerata la bestia nera dei rifiuti urbani, che sono i pannolini e i pannoloni. C'è un brevetto che consente di riciclare anche quello. Tutto è riciclabile. Io la ringrazio per essere stata con noi, la ringrazio anche per questo messaggio, perché alcune volte è davvero importante prendere ad esempio gli atteggiamenti più virtuosi, ma soprattutto avere consapevolezza del problema per trovare poi le soluzioni. Grazie ancora Andrea Zannoni, europarlamentare, e le auguro una buona serata, un buon lavoro. Buona serata a voi, grazie. Come sempre a disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica meteo@class.it, perché noi di Prometeo vogliamo assolutamente sapere la vostra. Scriveteci dubbi, opinioni, poi insieme con l'aiuto degli esperti come sempre cercheremo le risposte. Adesso Fatti in Foto, notizie in un istante, guardiamole insieme.